Fino ad ora abbiamo analizzato una serie di ominidi vissuti tutti in Africa. Abbiamo visto in altre lezioni l'Homo habilis, l'Homo erectus, precedenti a questi gli Australopithecus, i Paranthropi. A un certo punto però questi animali devono aver lasciato l'Africa per forza, visto che gli esseri umani moderni, gli Homo sapiens, si trovano ovunque. Una teoria precedente era che quando si è formato Homo sapiens in Africa, poi si è diffuso nel resto del mondo. Un'altra teoria è che invece si è diffuso prima di questo fatto, che quindi Homo erectus abbia cominciato a migrare e che poi dall'Homo erectus migrato è disceso Homo sapiens. Qual è la verità? Allora, questa teoria era confermata da diversi studi. Interessanti erano quelli di Atapuerca in Spagna. Atapuerca è conosciuta da un punto di vista archeologico e paleontologico per le meravigliose pitture rupestri di quelle parti. Non bastava, cercando queste pitture è stato ritrovato un insieme di fossili risalenti all'incirca a 800.000 o 1.200.000 anni fa, in quel periodo lì. Questa creatura venne chiamata Homo antecessor, doveva essere piuttosto massiccio, fra i 160 e 180 cm, 90 kg di stazza, però con un cervello piuttosto più piccolo del nostro, fra i 1.000 e 1.150 cm cubici, quindi un pochino più piccolo, non è che stiamo parlando di una creatura particolarmente indietro, era più avanti anche degli ultimi Erectus. Potrebbe essere quindi un discendente diretto di Erectus, che poi si è evoluto successivamente nell'Homo heidelbergensis, un nome atroce, dovuto al fatto che purtroppo il primo ritrovamento è stato fatto vicino al castello di Heidelberg, per cui ha questo nome lunghissimo. Homo heidelbergensis e Homo antecessor, non è chiaro chi dei due, dovrebbero sicuramente entrambi discendere da Homo ergaster, quindi l'Homo erectus africano, da Homo heidelbergensis derivi Homo neanderthalensis. Quindi già qui il quadro è abbastanza complesso. Rendiamolo peggiore. Due ritrovamenti hanno sballato tutto questo. 1992, Cina, l'uomo di Pechino. Un cranio antichissimo, fuori scala, risalente a quasi 2 milioni di anni fa, quindi quel periodo in cui Erectus stava cominciando a evolversi in Africa, ecco che si trova un Erectus in Cina. Come diamine è arrivato lì? Questo fa pensare che evidentemente molto prima di quanto si pensasse il genere Homo aveva lasciato l'Africa, molto prima di Erectus anche, e che l'Erectus probabilmente è molto più antico, però non torna con gli altri dati, quindi tutt'oggi non si è compreso il mistero dell'uomo di Pechino. Un'altra cosa interessante è il ritrovamento nel 2003 di quello veneto Homo floresiensis, detto l'Hobbit per le piccole dimensioni. Ora, la cosa incredibile di questa creatura trovato nell'isola di Flores è che non solo la sua stazza era veramente piccola, quindi stiamo intorno a un metro, e quello può starci, l'isola di Flores è piccola, quindi si sono, non riuscendo a tornare sulla terraferma, si sono evoluti in questa situazione. Il fatto è che è molto primitivo sotto una serie di caratteristiche. Sembrerebbe un diretto discendente di Homo habilis addirittura. Alcuni pensano un primitivo erectus, fatto sta che come diamine è arrivato lì. Altra cosa incredibile è che si è estinto molto poco tempo fa, ovvero circa 13.000 anni fa. Può sembrare che questo è un tempo enorme, ma se ci pensiamo, le prime civilizzazioni della razza umana risalgono a più o meno fra una cosa e l'altra 10.000 anni fa, quindi stiamo parlando di un'epoca in cui gli esseri umani erano già diffusi. Non ci basta. Nel 2010 è stato trovato sui monti Altai, in Siberia, nella grotta di Denisova, un DNA che non ha molto a che fare né col DNA dei Neanderthal né col DNA dei Sapiens, il che fa pensare che questa creatura, che per questo è stato chiamato appunto uomo di Denisova, era un altro ramo del genere Homo, di cui non abbiamo grandi conoscenze eccetto questo ritrovamento singolo. Tutti questi spostamenti sembrano incomprensibili. Cerchiamo di comprendere cosa potrebbe essere accaduto. Un evento molto importante di quest'epoca sono le glaciazioni. Ad ogni glaciazione notiamo che l'essere umano ritorna in Africa. Perché? L'Africa è calda e non ci sono periodi particolarmente gelidi. Comunque sia, nonostante le glaciazioni, mantiene un clima abbastanza sopportabile, anzi, molto più sopportabile durante le glaciazioni che negli interglaciali, e quindi gli uomini primitivi
e i loro antenati vivevano lì. Poi c'è l'interglaciale, si sciolgono i ghiacci, la temperatura sale. Homo erectus, da quello che ci risulta, migra, lascia l'Africa e comincia a espandersi. Ma arriva una seconda glaciazione. Homo erectus viene sterminato quasi ovunque, dove sopravvive di nuovo in Africa, sotto forma di Homo ergaster. Finisce la glaciazione, si espande, nuova glaciazione di nuovo. Noi sappiamo che nell'ultimo periodo ci sono state di sicuro quattro periodi che chiamiamo glaciazioni vere e proprie. Per cui questa espansione e riduzione della razza umana segue, non a caso, proprio lo sviluppo delle glaciazioni. Durante l'interglaciale l'essere umano arriva in tutte le parti del globo, quasi, comunque si espande moltissimo, per poi essere estinto durante la nuova glaciazione. Noi oggi ci troviamo nell'ultimo interglaciale, un interglaciale che segue l'ultima glaciazione finita circa 10-15 mila anni fa, di conseguenza siamo nell'epoca di espansione dell'umanità. Una nuova glaciazione potrebbe farci retrocedere? Non si sa. È vero che nelle altre glaciazioni eravamo molto più primitivi, però è anche vero che, nonostante ciò, siamo riusciti ad arrivare ovunque. Che cosa è successo? Stiamo cercando di ricostruirlo. Quasi di sicuro siamo partiti dall'Africa per arrivare ovunque, ma non è ben chiaro né come né quando siamo riusciti a fare questo percorso. C'è stato un periodo sicuramente, probabilmente durante il precedente interglaciale, prima dell'ultima glaciazione, in cui in Europa, in gran parte del mondo, convivevano diverse specie del genere Homo. Quindi magari in Spagna si trovava Homo antecessor e Homo edelbergensis, in altre zone d'Europa cominciava edelbergensis a evolversi in neanderthalensis, in zone dell'Africa c'era l'ergaster e presumibilmente c'era anche le prime forme di sapiens. Insomma, a seconda di dove ci troviamo, avevamo comunque diverse specie del genere Homo che convivevano, di cui ne è sopravvissuta, come sappiamo, solo una.